Punto TV, Riccardo Cristiano, siamo di nuovo in compagnia di Antonio Saffioti in questa bellissima avventura, io la chiamo così, che è Chi ci capisce, a noi due è bravo. Un saluto da Antonio, ciao Antonio. Ciao a tutti. Bene, e ovviamente salutiamo tutti gli altri, io sono stato maleducato, ho salutato solo ad Antonio, quindi saluti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, oggi parleremo di un evento che si svolgerà giorno 30, se non ricordo male, Sì, Roma giusto? incantamento, sì. Faccio finta di non ricordare, perché poi effettivamente a questo evento ci partecipo anche io. Come si chiama questo evento, diciamolo? Allora, cioè il termine inglese, non ricordo naturalmente, Ma diciamolo in italiano ma perché le persone. carissimo con l'inglese, Ah, sì. sarà Biblioteca Vivente. La biblioteca vivente. Si svolgerà un tipo teatro di una mezzaterma e Sì. inizierà alle 16 pomeriggio, perché poi come si renderà conto che parteciperà. È una cosa che si deve fare con non di fretta, ma con i tempi giusti. Allora, io praticamente ho partecipato esattamente 3 anni fa. Sì. Mi pare 28 dicembre era. Abbiamo sperimentato per la prima volta la biblioteca vivente da Mezzia Terme. Allora, abbiamo organizzato precisamente alla biblioteca comunale, perché in quel periodo c'era il mio amico Domenico D'Agostino, il fratello di Valeria, che faceva il servizio civile in biblioteca, e quindi organizzo questo evento. A me ne parlò già mesi prima. Io naturalmente non avevo mai sentito parlare. Poi mi sono informato sulla cosa e mi è subito piaciuta l'idea. In pratica, l'idea di base è quella di superare gli stereotipi e le diversità tra le persone. E in pratica, in cosa consiste questa biblioteca vivente? In pratica, il lettore del libro vivente si trova davanti a una serie di postazioni, e in ognuna di queste postazioni c'è un cosiddetto libro vivente, cioè una persona che vive una diversità, oppure che vive un problema che altri non hanno, lo racconta al lettore, al cosiddetto lettore, ascoltatore di turno. E senti, Anto, fammi capire un attimo una cosa. Io quest'anno farò il libro vivente, cioè nel senso racconterò la mia storia. Ma raccontiamo un po' come si svolge la cosa, cioè proprio fisicamente. Io, lettore, invece vengo là e voglio ascoltare un libro oppure faccio una domanda al libro. Come si svolge la cosa? Cioè, se una persona volesse venire a questa biblioteca vivente, come si svolgerà? Cioè, quale sarà la. Si viene poi ascoltare liberamente il libro che vuole, Sì. può muoversi tra i vari libri viventi e può fare le domande che vuole.
Sì. Al libro vivente, poi sarà il libro vivente a decidere se rispondere o no. Vabbè, ma se te, Mi scusa, basta adesso la domanda. mi fanno una domanda zozza, non lo so, dico io, cioè, non si può fare una domanda strana, no? Cioè, una domanda che mi faranno, cioè, se mi Grazie. domandano, ad esempio, visto che comunque io racconterò la mia storia, e ci sarà anche Marco, racconteremo la nostra storia, penso che siano domande attinenti alla vita, oppure siamo noi che di nostra sponte raccontiamo un passaggio della... Eh? Come vuoi, poi pure tu racconti. Quindi è ambo le parti, ambo i lati, cioè non è, diciamo, un libro in una sola direzione, ma è un libro vivo perché si può interagire con la persona. Quindi qualcuno ti domanda pure a te qualcosa, cioè tu pure, nell'edizione precedente tu hai raccontato la tua di storia, quindi qualcuno ti ha fatto qualche domanda, com'è stata la... Ho raccontato io direttamente la mia storia. Poi, come tu sai, io tendo a raccontare tutto, quindi ho un Sei po'. prolisso, sei prolisso. Cioè non c'è il pulsante ferma, Antonio. Non c'è, non si può Ho avuto poche fare. domande, però ricordo che in quell'occasione ho annunciato che sarebbe uscito il mio libro, e poi pure in quell'occasione ho iniziato a dire a chi mi ascoltava che avrei organizzato qualcosa sulla disabilità, la sessualità, l'affettività, perché in quel periodo Si parlava di affettività. sentivo questa esigenza di raccontare quell'aspetto della mia vita. Poi, vabbè, in quel periodo avevo da 5-6 mesi iniziato ad usare il ventilatore tutto il giorno, quindi ho raccontato questi aspetti recenti della mia vita. Poi, giustamente, in quel periodo ho iniziato poi a scrivere il libro con Marco, eppure ho parlato di quello. La cosa che ricordo spiacevole, che accadde all'epoca, fu il fatto che noi avevamo, ora non voglio fare polemiche a Natale, però avevamo un assessore, avevamo lì, che era una sentinella in piedi, Ah, ecco. quindi aveva una visione ultra cattolica. Ricordo che nella locandina c'era una ragazza in pelle, insomma, che si vedeva, a stento si vedeva, e poi ci fu un tentativo da parte sua e di altri consiglieri, diceva la sua ala all'epoca, che cercarono di bloccare la biblioteca vivente, perché all'epoca non era nel TIP, ma essendo in biblioteca avevano timore che noi usassimo la biblioteca vivente per parlare della cosiddetta teoria gender. Lasciamo perdere la teoria del genere che ce ne sarebbe tanto da dire. Comunque. Poi rappresento un ragazzo di Lamezia, che è greco come te, che era molto conosciuto sui social, erano un po' timore di lui. Però poi ricordo che quel giorno venne sia l'assessore, sia questi politici, vennero ad ascoltare e capirono che non c'era niente da temere, anche se l'assessore, ricordo, mi tirò con un amico ex tossico dipendente, gli disse che era colpa sua di tutto il male della sua, però poi per fortuna dopo mezz'ora se ne andava liberamente alla nostra biblioteca.
Vivente, che non avrebbe fatto male a nessuno. Quindi, quindi alla fine sono solo dei pregiudizi quelli che molti avevano. Se invece uno non viene, non vede con i suoi occhi quello che è in questo caso la biblioteca vivente, è un po' come se uno volesse censurare a monte qualcosa che non conosce. Sì. Invece la cultura, quella che voi di Tip Teatro volete insomma portare avanti, è quella del dialogo, quella dello scambio, del raccontarsi. Valeria D'Agostino, mi va di citarla, sì, mi parlava di questo, perché il senso è quella di raccontare delle storie di persone che hanno una loro vita, un loro vissuto, e sono magari di per sé stigmatizzati in quanto migranti, in quanto magari rom, in quanto, non so, disabili, in quanto omosessuali, in quanto transgender, o in quanto persone che comunque hanno un vissuto particolare e che magari agli occhi della società possono sembrare come diversi, però poi diversi nei fatti non lo sono, perché se si ascolta la storia di Antonio Saffioti o la storia di Riccardo Cristiano, siamo delle persone come tutti gli altri, con un percorso di vita molto simile, solo che magari abbiamo reagito alle nostre, diciamo, storie differentemente da come hanno reagito altri. Io racconterò questo, di come magari ho reagito io al mio coming out, di come ho reagito io alla presunta omofobia, perché molte volte l'omofobia ce la facciamo da soli, sì. Io questo lo voglio dire. Tu hai la tua disabilità, penso che tutti magari la cosa che forse ti dà più fastidio è se uno magari ti compiange oppure ti dà una falsa pietà, quando in realtà tu sei una persona normalissima, cioè che reagisce tutti i giorni. Sì, hai questa condizione di disabilità che però tu riesci ad affrontare egregiamente, anche come oggi stiamo facendo, parlando a tutti. Cioè, volevo dire che la biblioteca vivente non è organizzata solo da tipo teatro, ma anche da blog e manifesto di cui io faccio parte, anche se scrivo poco sul blog, però seguo le attività di manifesto, oppure attività le organizziamo pure insieme, perché a me mi piace molto organizzare degli eventi, credo di essermi specializzato in... Ormai sei non solo, diciamo, in prima linea, ma dietro le quinte. Sai di cosa vorrei parlare, che mi piacerebbe tanto che tu lo raccontassi? Della tua esperienza teatrale. Perché di come è nata, diciamo, la tua voglia di fare teatro e non solo di essere spettatore? Diciamo che io non avevo mai seguito il teatro, teatro contemporaneo. Sì. Perché le commedie non mi piacciono molto, perché sono molto molto lunghe. Mi piace per così dire il cosiddetto teatro che va capito. Ah, ecco. È molto complicato, che quando te ne vai ti lascia perplesso e con dubbi e domande, soprattutto. Quello è il teatro che mi piace. Allora io l'ho scoperto nel 2014, grazie a Valeria, sempre. Sì. Io dico la verità, in quel periodo mi ero un po' invaghito di Valeria. Ah. Anche se poi ho capito che era meglio restare amici. Le volte. E a volte l'amicizia anche meglio di altro. Perché cioè coinvolgere nella giusta maniera, senza esagerazione. Allora, poi grazie a Valeria poi ho conosciuto il fratello Domenico, quello che sarebbe diventato poi il mio maestro di teatro, che è Dario Natale. Una persona che fa teatro da
da più di 30-40 anni, da quando era giovane che ha fatto teatro, si è occupato sempre di teatro. E poi ricordo che in quel periodo ho partecipato al primo spettacolo che è stato proprio lo spettacolo di Dario Natale che si intitola Patres. Quando lo rifà poi lo annuncerà qualche. È un bellissimo spettacolo. Sì. Che parla di Lamezia, dell'aeroporto, soprattutto del mare calabrese della vicenda squallida della nave delle navi dei veleni. E i protagonisti sono un padre e un figlio cieco. Io vedendo quello spettacolo ho rivisto la mia figura e quella di mio padre e ho deciso subito che non nell'immediato ma con calma avrei iniziato a fare delle lezioni di teatro perché ho capito che era un mezzo adatto per raccontarmi alle altre persone. Sì. Poi in più mi piace pure mettermi in mostra, che quella non basta. È vanitoso praticamente. Ricordo, già in quel periodo era difficile partecipare ai laboratori perché si tenevano nel Teatro Umberto, che non era molto Accessibile. accessibile, quindi in quel periodo ho deciso di essere spettatore di teatro, quindi ho visto altri spettacoli, in più mi sono documentato su internet. E poi nel 2016, quando Dario Natale ha aperto il TIP Teatro, ad ottobre di quell'anno ho iniziato il laboratorio e ho partecipato per il primo anno nello stesso gruppo eravamo io e mia sorella pure e poi abbiamo fatto quell'anno uno spettacolo che si chiamava Casi Clinici. Io e Dario eravamo per così dire, i narratori che presentavano vari sopravvissuti ad una guerra nucleare e questi sopravvissuti erano delle persone che erano dei veri casi clinici, ognuno di loro. Io per farla breve, era una specie di genio del computer che insieme a Dario, il mio androide, faceva tornare in vita questa persona. E io ho fatto un monologo tratto da un racconto di Dostoevsky. No, di Tolstoi era, ho confuso scrittore russo, e narrava la storia di un monaco di sabbia, che come me poteva muovere solo una mano. Anto, senti, io adesso pensavo proprio a questo. Nello spettacolo teatrale Casi Clinici che io ho visto, ti vedevo recitare in parti abbastanza lunghe. Quindi io mi ponevo una domanda: tu come fai a memorizzare? Cioè, nel senso, no? Allora, una persona normalmente legge il libro, si esercita,
Tu come facevi praticamente? Cioè, mi spieghi la Al difficoltà? computer, al computer. Al computer. Quindi tu avevi il computer Mi davanti. esercitavo al computer, poi con una memoria schifosa, piano piano ho memorizzato tutto. Facevi come all'elementare che imparavi le poesie a memoria e poi le ripetevi. Sì, poi è una cosa bella che ho capito facendo teatro è che si deve parlare piano, non si deve andare di fretta, invece tendeva a parlare molto Di fretta. velocemente, invece Dario mi ha spiegato di andare al tempo del mio respiratore, quindi è il segreto della mia resistenza. Quando parlo è che parlo piano, cerco di scandire bene il discorso. Per esempio, c'è Fidel Castro che per parlare lento usava il sigaro. Invece uso il mio respiratore. Però mo il respiratore Per non ce l'hai più, quindi adesso cos'è? no, Ti c'avevo rilascio. lo stesso, Riccardo. Vabbè, è l'altro respiratore, però adesso è il respiratore quello attaccato. Prima avevi l'altro respiratore, Sì, quello. Quello faceva un rumore abbastanza. questo che ho adesso fa meno Rumore. rumore e mi permette di fare meno fatica a parlare, perché ci sono meno dispersioni d'aria. Poi c'è da dire che ho fatto teatro pure tutto l'anno scorso. Però poi non abbiamo potuto fare lo spettacolo finale perché io poi ho dovuto effettuare il ricovero per il metraglio e quindi non abbiamo fatto più, non abbiamo preparato niente per questo l'anno scorso. No, era sempre quest'anno verso giugno. Però poi Mario un giorno mi ha detto di fare un'improvvisazione sull'immobilità e lì è uscito un monologo di mezz'ora in cui ininterrottamente per mezz'ora sono messo a parlare a ruota libera della mia immobilità, che poi è l'immobilità apparente. E mentre parlavo, vedevo che tutti i miei compagni di teatro iniziavano a piangere, quindi ho capito che era un racconto che funzionava. Arrivata al cuore. Sì, e infatti poi con Dario ci siamo dati appuntamento al 2019 per creare uno spettacolo che penso coinvolgerà sia me che Dario, in cui parleremo di immobilità. Quindi ci stai Infatti lanciando. stiamo pensando, siamo in fase di pensiero, poi di scrittura, poi da gennaio in poi, dopo che lui finirà con il suo spettacolo, ci metteremo a lavorare insieme su questo. Quest'anno ho deciso di non fare il laboratorio, sia perché inverno è meglio stare più in casa, però è anche per prepararmi meglio a questa avventura che inizieremo poi con Dario da gennaio in poi, posso solo dire che lo spettacolo parte dal racconto l'idea nasce dal racconto delle ultime giornate di
di vita di Corrado Reparo, che è il più grande scrittore della nostra amata Calabria, anche se pochi calabresi giovani lo conoscono. Tutto è nato dal fatto che Corrado Alvaro in quegli ultimi giorni aveva un grave tumore ai polmoni, sì. Quindi non riusciva molto a parlare, e l'ho assistito in quei giorni una giovane scrittrice, ora non mi viene il nome, in pratica la cosa bella era che ogni tanto Alvaro si svegliava e gli chiedeva un bicchiere d'acqua. Questa ragazza gli dava l'acqua, gli avvicinava l'acqua alla bocca. Sì. Alvaro ne beveva un sorso, come faccio io di solito, che bevo pochissimo. Quando la ragazza gli diceva com'è l'acqua, Corrado Alvaro gli diceva perfetto. Che ironia della sorte, questo perfetto è una parola che utilizzo pure io quando vengo assistito da mio padre, per dirgli che quello che il cosiddetto servizio che mi ha fatto è andato bene, io gli dico perfetto. Quindi mi sono sentito vicino in un certo modo a Corrado Alvaro, non solo per la calabresità, ma anche per questo aspetto finale della sua vita in cui era immobile come me, o in un letto, o in una carrozzina. E lui come me viaggiava con la testa. Tu riesci a viaggiare non solo con la testa, ultimamente ti vedo presente sui social, ti vedo presente in giro alle presentazioni. Adesso ci sono tante cose che tu fai anche per mezzo della tecnologia che ti viene incontro. Fortunatamente non sei chiuso nella tua apparente immobilità. Sì. Però mi piacerebbe tanto documentarla poi questo tuo monologo, perché l'idea dell'immobilità è qualcosa che a molti spaventa, ma molti non la comprendono nemmeno perché sono forse troppo abituati a muoversi, a correre, quindi non riescono ad apprezzare quello che sono magari le piccole cose, che invece tu apprezzi. Sì, io adesso cercando di preparare questo futuro spettacolo, ogni giorno ho un'illuminazione diversa. Sto vedendo parecchi film in questo periodo, penso che in questi 17 giorni di dicembre ho visto un centinaio di film. Poi, addirittura. E mi piacciono molto le citazioni. Vi anticipo che vorrò fare pure qualche parte di qualche mio film preferito. Sì, pure. Se ce lo inseriamo pure. Sì. Insomma, teatro, allora, scrittura, teatro, scrivi praticamente su varie riviste. Adesso tieni una trasmissione. Ti vuoi fermare? No. Immobile fino a prova contraria. E questa è la prova contraria, che invece non sei immobile per niente, cioè ti muovi. Ah, sì. Gli immobili sono gli altri. Sì, immobile è il calciatore. No, tu potresti rispondere, immobile sarà lei, cioè io mi muovo, guardi, eppure tanto, non solo con la testa. La testa si muove. La testa si muove, ma si muove il cuore, si muove la testa e si muove la voglia. Nel caso tuo, tanta voglia. E senti, Antonio, noi abbiamo già trascorso 30 minuti tempo di quest'altra puntata di Chi ci capisce, noi due è bravo.
Vorrei che mi dessi, visto che questa è una puntata che andrà in onda a fine anno, in questo fine del 2018, un piccolo proposito per il 2019. Uno ce l'hai già dato, perché ho questo monologo che avverrà. Un qualcosa che... Voglio pubblicare il mio racconto sulla track che sto scrivendo insieme a Salvatore D'Elia. Quindi proprio in questi giorni sto finendo di scrivere le mie parti. Ancora non abbiamo un titolo, lo dobbiamo trovare in questi mesi. Il mio sogno è di presentarlo il giorno del mio compleanno, 19 aprile. Spero di riuscirci. Poi che posso anticipare che il libro parla della mia strana estate, della mia avventura estiva che è cominciata un po' maluccio, ma è finita sempre bene, per fortuna. E poi racconterò molto della musica che mi ha aiutato in quel periodo difficile della mia vita, perché ho deciso di raccontare molto di musica. Perché è stata la cosa che mi ha aiutato di più ad affrontare questo periodo difficile della mia vita, purtroppo dei gusti musicali che penso non piaceranno mai più perché la musica è indipendente, quindi che è una musica che è più non all'orecchio è più della massa non arriva, quindi è un tipo di musica difficile È una musica indipendente come indipendente Antonio Sappioti. Antonio Sappioti non è omologabile. Antonio Sappioti è Antonio Sappioti. Quindi, come dire, sei indipendente come la musica che ascolti. sì, certo, mi piace proprio per questo. E poi per concludere, faccio breve un altro desiderio che ho per il 2019 di fare pure io direttamente musica. Ho una voce schifosa quando canto, però vedo che è una voce adatta per la musica trap che se ne parla molto negativamente in questi giorni. Io l'ho scoperta da settembre in poi questo genere di musica. In pratica, per fare breve, una specie di rap giustamente più lento, quindi si adatta di più alla mia voce, perché non sarei capace di fare Eminem o Fabri Fibra. Guarda, c'è gente che proprio canta proprio da schifo, però vende dischi soltanto perché ha, diciamo, buone strumentazioni e software che riescono a migliorare di molto la Poi voce. ho Quindi. scoperto che involontariamente mi sono fatto i capelli come Antonio criticato e Sfera Ebbasta. Vero, pure. Perché direttamente io ho scoperto dopo quella brutta tragedia che c'è stata giorni fa, però io penso che alla fine sono
dai semplici cantanti, il problema è che li sfrutta, non rispetta la legge, che ci sono, sì. Problema. Il principale è questo, poi base, quindi penso che. Non diamo altre, diciamo, informazioni, perché poi ci sarà anche un messaggio alla fine, ma a fine anno, ma quello è un'altra cosa. Quindi noi abbiamo dato, secondo me, abbastanza informazioni per quel che concerne i progetti di Antonio Sappiodi per il 2019. Io a questo punto concluderei la puntata, dando appuntamento ai nostri amici web ascoltatori all'anno nuovo, perché la prossima sarà a gennaio. E ringrazio Antonio sempre per il tempo che ci dedica dalla sua postazione mobile, immobile, come lo dobbiamo chiamare, è una postazione tecnologica. Poi un giorno pubblicheremo le foto di come Antonio si muove, ecco, in questa sua postazione. E niente, Riccardo Cristiano, Antonio Sappiodi, libri di Bucchi, ci capisce, hanno due, bravo. Grazie ancora per averci ascoltato. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a Ciao a tutti. tutti, ciao.